Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare di due giocatori che hanno tenuto banco questa settimana nelle varie trasmissioni sportive che si occupano di calciomercato, come quelle che frequento io, e che poi di riflesso hanno, insomma, fatto parlare i siti, hanno fatto parlare i tifosi. Mi avete scritto in tanti su Jonathan David, su Chiesa, ma è vero che uno potrebbe venire a gennaio, ma l'altro lo prendiamo, non lo prendiamo a giugno, perché quello è forte, non possiamo andare avanti così con Arnautovic, con Correa. Adesso parliamo di tutto. Vi faccio vedere una cosa prima, perché nel mio shop sono usciti tutti i prodotti nuovi, tra cui la tuta, ve ne faccio vedere una, poi le altre cose cliccate nel link nel primo commento, vi farò vedere un po' di cose volta per volta. La tuta, logo fallo di Giuliano Ronaldo, poi l'abbiamo fatta con Pjanic e Rafinha, poi l'abbiamo fatta con alcuni sfottò al Milan, con alcuni sfottò alla Juve, insomma ci sono tante cose nuove, andate a vederle. Link nel primo commento, cliccate nel link. Questa ragazzi è un'immagine iconica che rimarrà nella storia del calcio. Uno dei furti più clamorosi perpetuati da quelli là, noi glielo facciamo vedere che non ci siamo dimenticati. Quindi primo commento, andate a vedere lo shop e tutti i prodotti che sono arrivati. Allora, la partita con i giovani boys ha lasciato qualche strascico, insomma, ha lasciato dei pensieri che già avevamo sul fatto che la nostra rosa, anche se in tanti lo sapevamo, che non è vero che l'Inter ha due squadre, o meglio, numericamente ha due squadre. Qualitativamente la seconda squadra, con molta fatica, riesce a battere i giovani boys e ce la fa solo perché gli ultimi 15 minuti mettiamo in campo i big, se no non ce l'avremmo fatta. E allora come si fa? Abbiamo solamente 3 punte, perché Correa non lo considero, Arnautovic non lo considero, io vi sto dicendo che ho grande fiducia in Taremi, ma quello che sta facendo fino adesso non mi basta. Quando lo dico vedo che qualcuno si arrabbia, ma io come sempre non sono parente dei giocatori. Non sto dicendo che Taremi è scarso, questo io non lo sto dicendo. Poi qualcuno magari, quando io dico che da Taremi mi aspetto di più, qualcuno mi è come se mi volesse mettere in bocca che io ho detto che è scarso. No, non è scarso, non è scarso, però io mi aspetto di più, anche come presenza in area di rigore. Cioè, va bene che mi torni indietro, mi fai il geco della situazione, con meno qualità di geco, però va bene che torni, dai una mano, ma la presenza in area di rigore, a fare dei gol, a tirare in porta, a impegnare il portiere avversario, io per il momento non la vedo e faccio fatica a pensare che se un domani tocchiamo Cimaroni viene un raffreddore a quei due là, gli altri tre sono all'altezza. Comunque, veniamo a noi. Adesso si parla tanto di due giocatori che, siccome poi il prossimo anno Arnautovic e Correa, grazie al cielo, cade il contratto, se ne vanno, di questi due benedetti giocatori che gravitano, girano in orbita Inter, e sono Jonathan David e Federico Chiesa. Partiamo da Federico Chiesa, poi andiamo a finire a Jonathan David, perché anche lì di roba da dire ce n'è, che insomma ho parlato molto questa settimana con dei miei amici giornalisti, con un mio amico ex calciatore, e quindi vi dico quello che sono venuto un po' a sapere, che comunque sono cose che basta che uno poi ragiona da solo, ci arriva anche da solo, non è che serve Mago Merlino. Allora, adesso tutti che dicono, no, ma Chiesa potrebbe venire a gennaio, è stato argomento di discussione a Top Calcio giovedì sera. È vero che Chiesa sta facendo fatica in Inghilterra, sta facendo fatica a trovare la condizione, sta facendo fatica a giocare, sta facendo fatica a trovare minuti. E allora tutti che dicono, prendiamo Chiesa in prestito a gennaio, gli diamo un paio di milioni, il resto dell'ingaggio lo paga il Liverpool e noi pigliamo Chiesa. Quest'estate, ragazzi, perché non siamo riusciti a prendere Gudmundsson o qualsiasi altra punta? Perché a libro paga ne abbiamo 5, tutte clamorosamente costose. Perché se voi pensate che
il grigliere, il ballerino, come lo chiamano in tanti, prende 3 milioni e mezzo, prende, ed è la quinta punta. Cioè, la Lazio, la Fiorentina, non penso che ce l'abbiano una punta che piglia 3 milioni e mezzo, la titolare. Noi ci abbiamo la quinta, che non è nemmeno in lista Champions. Io non ci credo neanche se lo vedo, che l'Inter butta dentro Chiesa e mette 6 punte. Poi ci vorrebbe, sì che ci vorrebbe, sì che ci vorrebbe, ma io non ci credo mai al mondo che l'Inter mette dentro una sesta punta, a meno che non si manda via qualcuno fra Correa e Arnautovic. E allora mi avete scritto in tanti dicendomi: ma diamo un calcio in culo a uno fra Correa e Arnautovic. Regaliamo uno fra Correa e Arnautovic. Ragazzi, ma come fai a regalare? Cioè, per fare l'amore, io dico sempre, bisogna essere in due. Perché se sei da solo è una pugnetta, non stai facendo l'amore. Se sei da solo è una pugnetta. Per fare l'amore bisogna essere in due. E se quest'estate quelli lì si sono piantati lì, non se ne sono voluti andare e non gliene è fregato un cazzo di quelle poche offerte che hanno ricevuto, non le hanno proprio considerate e sono voluti rimanere. Cosa vi fa pensare? Cioè, quando dite l'Inter regala, regala uno a chi? E poi dall'altra parte bisogna che uno dei due sia d'accordo nell'essere regalato. Ma questi pigliano entrambi 3 milioni e mezzo circa, la Arnautovic un pelo di più. Stanno col culo al caldo a Milano, in una grande società che rischia quest'anno, spero, di portare a casa qualcosa anche come a livello di trofei anche quest'anno, spero. Poi a gennaio gli scade il contratto e da gennaio questi ci penseranno dove andare. Ma perché devono cambiare la vita a loro stessi, alle loro famiglie a gennaio per far cosa? Questi si fa presto a dire li regalo a chi? Uno a chi? E due, loro non vogliono, non gliene frega niente di essere regalati, loro vogliono star qua. Quindi il posto per Chiesa a gennaio non lo liberi. Infortuni a parte, se qualcuno si fa male è un altro discorso, però non lo liberi, non lo liberi. Quindi secondo me Chiesa a gennaio è impossibile. È difficilissimo, salvo, ripeto, infortuni. A giugno non lo so, a giugno è un altro discorso. Se questo qui continua a giocare un minuto ogni 3 partite, prenderà anche lui le sue contromisure, allora si guarderà anche intorno, si guarderà. Ma a gennaio non credo proprio. Veniamo a Jonathan David, giocatore di cui si parla da mesi, di cui si parla, ma anche qui sembra che Jonathan David, quando parliamo di Jonathan David, sia lì, parcheggiato a casa sua, con le quattro frecce, che aspetta l'Inter e non gliene frega un cazzo di nessun'altra squadra. Jonathan David, che se non fosse in scadenza di mercato varrebbe 50-60 milioni per quello che sta facendo, perché è giovane e segna sempre, ha segnato anche l'ultimo turno di Champions, se non sbaglio, è il pezzo pregiato del mercato. Lo vogliono tutte le squadre che si possono permettere giocatori anche costosi, ma che insomma, quando c'è da risparmiare, se si può risparmiare, schifo non fa, prendendo un bel parametro zero. E soprattutto lo vogliono tutte quelle squadre che non si possono permettere di spendere 50-60 milioni per un giocatore e sono tutte su di lui, Inter compresa. Non c'è solo l'Inter, c'è la Juve, ma c'è anche mezza Premier League. Cioè, in più, io non sto dicendo che lui l'Inter non la vuole, ma tante volte noi ragioniamo pensando di essere i più belli, i più fighi, i più alti, i più biondi, quelli con gli occhi più azzurri, i più affascinanti, i più eleganti. Ma non è sempre così. Oltretutto l'Inter, se butti dentro Jonathan David, il prossimo anno si trova a sgomitare per giocare con Lautaro, con Thuram, con Taremi. Allora sì, se fai un parco attaccanti, Lautaro, Thuram, Taremi, Jonathan David, ma magari ragazzi, ma magari, però lui all'Inter saprebbe che si dovrebbe mettere a sgomitare con Lautaro e Thuram per giocare. Poi c'è posto per tutti, le partite sono tante, però immagino che ci possano essere anche tanti club disposti a dargli il posto anche più garantito in squadra. Quindi ci sono tutti quei club di Premier League, che già è un campionato più ricco e appetibile del nostro,
ce ne sono tanti che possono comunque concedergli forse anche più spazio di noi. Quindi io non sto dicendo che Jonathan David è impossibile che arrivi, però ragazzi, prima di montarvi la testa che poi dopo l'andate a sbattere nel muro e ci facciamo male, pensate che su Jonathan David ci sono almeno una quindicina di squadre, almeno una quindicina di squadre che hanno messo, che sono andate dal suo agente a dirgli mi interessa, mi interessa. Ci sono almeno una quindicina di squadre. Poi lui si mette lì e dice: allora, la Juventus pro e contro della Juve, l'Inter pro e contro dell'Inter. Mi dicono anche il Napoli, mi dicono che il prossimo anno vediamo come va a finire la questione di Osimhen, Kvaratskhelia, mi dicono anche il Napoli. Poi c'è mezza Premier League. Cioè, lui si mette lì, guarda tutte le offerte che ha e decide. Ma perché c'è tanta gente che pensa che Jonathan David sia già nostro, sia. Ma magari, poi dopo andiamo a sbattere la testa. Andiamo. Quindi io ragazzi sono convinto che l'Inter, salvo infortuni, in attacco, anche se servirebbe, perché io Arnautovic e Correa faccio fatica a contarli, anche se servirebbe, io credo che l'Inter non prenderà nessuno. E la provocazione che ho fatto nel post partita dell'altra volta di Young Boys Inter, la provocazione mentre ero incazzato con Arnautovic, dove ho detto io quando si rifanno le liste della Champions, fra Arnautovic e Correa, metto dentro Correa a gennaio-febbraio piuttosto che Arnautovic. L'ho detta come provocazione, ma mica tanto, eh. Capisco che era appena finita la partita da 5 minuti quando l'ho detto, e quindi ero magari ancora un po' inalberato con Arnautovic. Però Correa ha delle qualità che se io davanti devo avere Pioppo e Abete, come li chiamo io, Arnautovic e Taremi, due giocatori non veloci, che non saltano l'uomo manco per sbaglio, che se gli tiri un pallone lungo ci arrivano dopo 3 giorni, ci arrivano. Piuttosto ci metto Correa, ovviamente lascio fuori Arnautovic, non Taremi, che dei tre panchinari è il migliore. Però io non sto scherzando, quando Correa è entrato a Roma, con la Roma e con il Monza, non è entrato malaccio, anche a Udine ha avuto un'occasione da gol. A me la tira in porta, almeno a Udine se non sbaglio ha tirato in porta, stava per fare gol. Cioè io quando è entrato a Udine, a Monza, a Roma, l'ho visto meno peggio di quando vedo Arnautovic, che è sempre cupo, intristito, in campo è triste, in panchina è triste. Poi poverino, mi dispiace, volete che non mi dispiaccia? Volete che non mi dispiaccia? Non è che godo a vederlo così, però cazzo, cioè non siamo neanche una roba di carità, adesso, Dio santo, Dio. Quindi veramente, secondo me, ribadisco, a gennaio non viene nessuno, salvo infortuni. Jonathan David a giugno, calma a montarvi la testa perché ci sono 15 squadre in fila col biglietto. Te che numero hai per parlare col suo agente? Io ho il 12, io ho il 13, sono dopo di te. E nelle liste Champions, quando si rifaranno a gennaio, febbraio, non so quando le rifanno, io piuttosto che Arnautovic ci metto Correa. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!